Ciao a tutti, sono Gianni di Autorobo.it, la community italiana dei Transformers su Facebook. Oggi parleremo di Hoist, il nostro bufalo, con il suo caratteristico multisensore dietro la testa che serve per analizzare le proprietà energetiche di ogni oggetto. C'è un episodio dedicato a lui, in realtà lui si vede in molti episodi rispetto anche ad esempio a Trailbreaker, Tuono, con il quale condivide il mold. Hoist diciamo che è molto più in vista, appunto ci sono proprio degli episodi in cui esce spesso. In particolare c'è un episodio in cui Hoist va a Hollywood, dove praticamente in seguito ad un'operazione di salvataggio viene praticamente scritturato per delle scene in un film con un po' di eventi divertenti che si susseguono, che appunto lo vedono protagonista. Lui è soprattutto famoso per la grande amicizia che ha con Grapple, con il quale forma una bella coppia di ingegneri, ed è celebre l'episodio in cui collaboreranno con i Constructicons, ovviamente ingannati e raggirati. Diciamo che è anche molto celebre per la sua funzione di carro attrezzi ed in tal senso è anche manutentore e anzi molto pignolo nella manutenzione dei vari Autobot o Autobot per prepararli alla battaglia. Andremo a vedere un po' di versioni modellistiche, partendo dalla Generation 1, passando per la Trillin 30 e la War for Cybertron, finendo alla Masterpiece della Fans Toys. Andiamo di là a parlarne. Iniziamo dalla versione Generation 1. Qui in box Encore, linea che ci ha permesso di avere gli originali Generation 1 in box originale Takara. Mold proveniente da madre Diaclone, come risaputo condivide il mold con Trailbreaker Tuono, già recensito in questo canale, dove si differenzia per il retro del veicolo. Celebre trasformazione. E celebri anche i pugni sparabili, perché come dico sempre, negli anni 80, se un robot non sparava i pugni, non era nessuno. Anno 2013, Trillin 30 Deluxe Class. Deluxe Class che sta molto stretta a questo modello, sarebbe dovuto essere ben più grande, ma soprattutto rispetto ad altre della linea è ben più martoriato da vuoti strutturali che vanno a rovinare le potenzialità di questo mold. Carina la trasformazione di questo braccio gancio nella pistola del robot. Ovviamente anche in questo caso condivide il mold con Trailbreaker. Andiamo a vedere qualche foto della modalità robot dalle gallerie del nostro gruppo di Autorobot.it. Trilogia War for Cybertron, linea Earthrise. Modello di grande impatto, ha i soliti vuoti strutturali dietro le gambe, standard, come dico, al quale non ci abitueremo mai, però c'è. Come vedete, ben dettagliato, ben accessoriato. Va detto a suo vantaggio assoluto che è un deluxe class ben corposo, infatti ve lo faccio vedere subito in comparazione con l'ottimo deluxe class Siege Sideswipe. Come vedete sono entrambi deluxe, ma Hoist sembra quasi un Voyager.
Anche in questo caso, ovviamente, condivide il mold con Trailbreaker. Arriviamo alla recentissima versione Masterpiece della Fast Toys Hitch. Si nota subito che è più slanciato rispetto a ciò che si vede nel cartoon, ma come dico sempre, se comunque si mantiene l'essenza estetica del modello, però si va a rendere più armoniosa la figura generale, a mio parere benvenga a mio parere che anziché usare il bianco abbiano utilizzato questo argento. Qui sulle gambe in particolare abbiamo metallo, sottolineo metallo. Il modello è pesante, solido, metallo qua, metallo sulle gambe, dettagliato, pulizia totale. Vorrei sottolineare che, come per la stramaggior parte dei modelli Fans Toys, in hand arriva quasi subito quella forte sensazione di versione definitiva del personaggio. Le pecche non mancano, andiamo subito a vedere la prima pecca più grave, e direi l'unica pecca davvero grave, che è questo vuoto all'interno della coscia. Che vabbè, su un Fans Toys non si può vedere. C'è da dire che le plastiche sono comunque resistentissime, c'è da dire che l'accuratezza generale va a sminuire questo difetto, che comunque per me resta un difetto, ripeto, su un Fans Toys questo vuoto qua non me lo posso aspettare. Però per il resto ci sono delle chicche che vanno davvero a compensare questo, chiamiamolo, piccolo difetto strutturale. Dunque, appena tirato fuori dal box, il nostro ragazzone ha questi due vuoti sulle fiancate, 1 e 2. Ovviamente fa urlare su qualsiasi Masterpiece un vuoto del genere, su un Fast Toys a maggior ragione. Ed invece, come per magia, basta aprire l'interno e ci sono due pannelli per raggiungere l'effetto magico. E voilà, ecco che nascosti all'interno del corpo, quindi all'interno del box e mistrasformato, attenzione, dicevo, ecco due amorevoli pannellini per andare a riempire questi vuoti strutturali. E dall'esclamazione "così si lavora cazzo", cito il mio ormai collega Matteo Pieri, che saluto, con il quale abbiamo condiviso insieme questa scoperta, direi che anche questo è amore. Un'altra cosa che segnalo, che direi non è un difetto ma più una scelta strutturale discutibile, qui alla base del collo c'è questo pannello che regge il collo, appunto, che bisogna fare un po' di, bisogna giocarci un po', insomma, per farlo aderire bene al corpo. Altra cosa fortemente lodevole è il fatto che, a parte un po' la sommità delle braccia, praticamente tutt'altro modello rispetto al Trailbreaker. Comparazione con i fratelli Lambor, Masterpiece Sunstreaker e Sizewipe Bad Cube Steamroll, sempre Masterpiece Size.
Come accessori abbiamo un avambraccio destro con mano, due teste opzionali e la maschera dal celebre episodio. E dunque ci siamo. Prendiamo la nostra solita birretta. Ecco qua, la stappiamo e voilà, e andiamo a trasformare. Alt mode super realistico e super show accurate, ruote con pneumatici in gomma, cerchi cromati e portiere apribili. La rotellina qui sul retro ovviamente gira davvero, bellissimo questo componente di innesto in metallo. L'unica pecca, se vogliamo, è che questo componente sarebbe la testa, però come vedete sembra comunque un groviglio da carro attrezzi e quindi a mio parere fastidio non dà. Comparazione con Masterpiece Lambor Sideswipe e Masterpiece Sunstreaker.
Nonostante la pecca descritta alla base delle gambe e nonostante il robot potrebbe risultare anche un po' slanciato rispetto ai settei, cosa che a me frega relativamente, come già detto, nel momento in cui il robot risulta comunque evocativo e nel complesso più armonioso, devo dire che l'accuratezza generale di questo modello tra le mani trasuda in modo prepotente e deciso. Quindi mi sentirei davvero di consigliarlo come hoist definitivo, cosa che ormai FastHoist riesce a fare praticamente con quasi tutti i modelli, con una facilità che in realtà facile non è. Con questa inquadratura chiudo quest'altra video recensione. Vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare un bel like. Vi ringrazio tutti, vi saluto e ricordiamo che la fantasia nutre e rende l'anima eternamente giovane.